Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Computer Museo. Quest'oggi siamo qui per andare ad unboxare il nostro videoproiettore che ci è ritornato, però è un altro modello e un'altra potenza. Infatti la scatola anche era raddoppiata, l'ultima volta era grossa così, adesso risulta così, quindi deduco che anche il videoproiettore in questione sia più grande. Il pacco arriva con Amazon Premium, ma con la spedizione in 3 giorni, perché essendo che arriva a momenti dall'altra parte del no, scherzo, dalla Germania arriva, ma comunque ci ha messo un bel po'. E come vedete il pacco è arrivato non proprio messo bene, cioè diciamo che in questi giorni non so se si lasciano a desiderare le spedizioni Amazon Premium, ma boh. È arrivato però con GLS, a differenza delle altre volte con Amazon Logistic. Andiamo ad aprire e a vedere cosa c'è dentro. Oh, che bello, bianco. Full HD, supportato HD e Full HD. Grandezza nativa sono 720x480. Andiamo a vedere Made in Sina, cioè praticamente proprio la cinesata più totale. Ok, contenuto cosa c'è? Allora, innanzitutto c'è questo biglietto. Biglietto, grazie per aver scelto il nostro prodotto Amazon Sell. Tutte robe a caso. Ci danno un cavo HDMI, come vedete, per collegarlo direttamente al vostro computer, cioè praticamente pronto all'uso. Cavo di alimentazione 220, perché oramai 5 volt non c'è più insieme al 12 volt. Poi ci abbiamo il nostro telecomando, credo retroilluminato, però poi andremo a vedere tutto con calma. Il cavo RCA, che è per la V, il supporto sotto da mettere, e il nostro videoproiettore. Andiamo a vederlo, sono curioso. E infatti, cazzarola, questo è già un altro videoproiettore. Poi abbiamo addirittura l'attacco per la TV, quindi anche il digitale terrestre, attacco via, attacco cuffia, HDMI, SDA, orientamento, poi questo va, e comunque non è più in plastica ma addirittura in alluminio ferro. Non so se credo che sia alluminio, ma finalmente un proiettore più perfetto. Proiettore appunto semplice, semplice anche da installare. Beh, passiamo alla recensione e al test. Riguardante la parte estetica non c'è molto da dire, anche perché come vedete è molto semplice, molto compatto. La lente è già migliore dell'altra che c'era nel vecchio proiettore. Ed era appunto, abbiamo cambiato completamente anche marca, sembra quella molto di Amazon con la freccia così. Tasti di impostazione sono molto semplici, il sistema, cioè praticamente il copriobiettivo è ingommato. Ingressi, che tipo di ingressi ha? Ha USB, VGA, HDMI, tacco dell'antenna, come vi avevo mostrato prima, e un po' tutte queste cose. Accendiamolo, dove vediamo che ha anche un LED gigante. Si attiva in questo modo, il pannello è veramente molto grande e già illumina un pochettino di più. Inoltre il tipo di dispositivo che abbiamo in questione non fa più i 4 terzi rirenderizzati in 16 noni come il vecchio proiettore, ma bensì fa il 16 noni perfetto. Ora tireremo giù la tapparella e vediamo un po' come si comporta. Luce molto maggiore, adesso vi tolgo il filtro che va ad escludere un po' di luce, e potete notare che, o forse si può notare, che l'immagine è molto più espansa del proiettore che vi avevo mostrato precedentemente. Infatti il massimo che faceva era da qua, che era il primo angolo, a qua più o meno, mentre questo addirittura è aumentato ancora di più, arriva fino all'anta là in fondo, ed è in pratica la stessa posizione che avevamo messo originalmente il primo proiettore. Questo proiettore, devo dire, allora, riguardante la qualità non è che ci sia chissà che, infatti come vedete è molto semplice. Però adesso che ci penso, ho notato anche un'altra cosa, che ci sono anche un mucchio di impostazioni che adesso andiamo a vedere. Intanto questo è il telecomando, è molto semplice e praticamente potete anche impostare il numero dei canali che volete.
Andiamo a vedere un secondo le impostazioni. Menu, allora innanzitutto abbiamo il Picture Mode Standard, cioè praticamente le impostazioni di come vengono impostate le immagini. Qua possiamo impostare il tipo di luce e roba del genere. Adesso questo qui dovrebbe essere anche quello più giusto, visto che la mia foto è un po' fredda. Il telecomando fa un po' fatica a prendere, devo dire. Temperatura calda. Aspect ratio in pratica lo schermo, quanto deve essere grosso, 16 noni o 4 terzi, distorsione, cioè riduzione del rumore, e questo si intende quando avete un problema di, ad esempio, per farvi capire, avete un problema di segnale debole o roba del genere, che si crea quel segnale un po' storto. Ecco, questo è quello che serve. Ho detto proprio bruttissimamente. Flip front è praticamente inverte o capovolge lo schermo. Reduce display, cioè praticamente va a ridurre il display. Color range, non so cos'è. Cos'è sta roba? Color range. Ah, forse ho capito. Oh, aspettate, andiamo a rimpostare. Forse è il tipo di colorazione. Ok, teniamolo così. Sound, abbiamo sound mode standard, bilanciato, audio volume, auto volume, scusate, surround sound ed equalizzatore. Poi torniamo, sound mode l'abbiamo visto, clock, l'orologio, possiamo vedere anche l'orologio on, cioè abbiamo diverse tipi di lingue, come vedete. Magari impostiamo in italiano e vediamo quanto. Ok, ripristina predefinite, blending off, OSD duration, aggiornamento software, cioè c'è veramente di tutto. Aggiornamento software, in che senso? Can't select. Boh, vabbè. Comunque, come vedete, è veramente molto semplice. Poi possiamo andare, appunto, premendo il tasto search, possiamo andare ad impostare. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Non c'è neanche il digitale terrestre, c'è la TV. C'è Analog TV, che ovviamente in Giappone viene ancora adesso utilizzata, oltre all'HDTV, cioè è l'analogico. Eh sì, è proprio lui, cioè adesso voi mi spiegate un proiettore, adesso per fortuna questo qui l'ho pagato per l'HDMI, ma spiegatemi a cosa ci serve l'Analog TV, al posto del Digital TV, non serve a niente. Cioè, è veramente una cosa incredibile, veramente. E niente, comunque possiamo, appunto, ricerca automatica. Lui farà la ricerca, come vedete, dei segnali TV e andrà in teoria a mostrarvi la televisione. Ma peccato che se siete in Italia questo proiettore è completamente inutile. Niente, ragazzi, questo era il test, recensione e unboxing. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!